Nel mese di settembre, ultimi open day nel lab vaccinale di Teramo che venne inaugurato dal ministro Speranza. Dopo decine di migliaia di somministrazioni all'università, presto riprenderanno posto gli studenti. Il primo step sarà quello di smantellare il centro vaccinale nel campus universitario, così come previsto nella convenzione siglata con la ASL. Nel frattempo l'Ateneo Teramano è al lavoro per predisporre l'organizzazione per la tanto attesa ripresa in presenza delle lezioni, prevista per il 4 di ottobre, a cui potrà prendere parte solo chi è stato vaccinato e ha la certificazione verde, oppure chi potrà esibire il risultato negativo del tampone. Ovviamente si terrà conto di chi per motivi diversi, come ad esempio quarantena o altre problematiche legate al Covid, non potrà seguire in presenza, quindi faremo in modo di non escludere nessuno. Come previsto, l'hub vaccinale concluderà il suo percorso, che è stato fondamentale in questo periodo, a fine settembre, quindi in particolare penso il 26, in modo tale che poi le lezioni possano ricominciare in perfetta tranquillità, quindi avendo a disposizione tutti gli spazi dell'università. Un aspetto importante da considerare è che dal primo settembre, come da disposizione ministeriale, ci sarà il controllo del Green Pass. Stiamo aspettando un decreto attuativo per verificare le modalità, però insomma siamo già pronti per questa attività, che riguarderà sia il personale docente, il personale non docente, ma soprattutto anche gli studenti. Quindi l'Università di Teramo è pronta a ricominciare le sue attività nel pieno rispetto delle modalità prescritte e imposte a livello ministeriale e soprattutto nel pieno rispetto delle norme anti-Covid.